Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come vedete sono molto felice oggi, un po' un Natale in anticipo, anche se siamo praticamente quasi a fine marzo, ma questo poco importa. Ho qui un bel po' di pacchi. In realtà pensavo di farvi vedere queste cose soltanto in un video dedicato, perché ognuna di queste cose darà vita a un video interessante. Più o meno so quello che c'è in queste scatole, non so in che ordine, però ho detto, visto che è così tanta roba, perché non fare un video? E quindi eccoci qui. Strumento per l'unboxing bello pronto, un normalissimo taglierino che però funziona benissimo e direi di iniziare. Iniziamo con questo, dai. Vediamo di fare un po' di spazio perché comunque la roba è veramente tanta. Allora, apriamo un po'. Ok, iniziamo col primo prodotto che praticamente si vede subito così, è una scheda madre. Adesso vi faccio vedere, anzi, non solo una scheda madre, scusate, intanto ho impallato la telecamera con la scatola, ma c'è anche un'altra cosa. Perfetto. Allora, questa è una ROG Strix Z390F. Servirà per una build molto particolare, una build dedicata all'editing, alla modellazione 3D, quindi un computer da semiprofessionista, diciamo. Una buona via di mezzo tra un computer consumer e uno per pro. E in più qui, come vedete, ho un 970 Pro, ovvero un SSD M2. Questo andrà di pari passo. Metto queste cose da parte perché sono abbastanza convinto di avere quasi tutti i pezzi per questa build. Quasi perché mancano sicuramente case e alimentatore. E non è da poco, ovviamente, però. Mettiamo qui da parte. Primo pacco direi molto interessante, già qui un botto di soldi sono volati via. Ah, piccola precisazione, non ho comprato tutto io. Questa, ad esempio, questa parte, questa build è stata pagata da un ragazzo che ne ha bisogno e mi ha chiesto di assemblarlo per lui, e visto che era molto interessante per il canale, sono qui a farlo. Poi c'è un'altra build invece che vedrete prestissimo su questo canale, che ho fatto in collaborazione con MSI e AMD. Ed è molto molto curioso e interessante. Poi forse ci sono altre cose, non ne sono così convinto, ma vedremo. La prossima scatola in realtà è già stata unboxata, mi è arrivata proprio così direttamente dal corriere, cosa strana, ma insomma era proprio così, quindi non c'è tanta novità, non c'è tanta curiosità nello spacchettarla, però è una cosa interessante anche per voi e va sempre con la build di cui vi parlavo prima. Questo prodotto lo conoscete già in tantissimi, è l'NHD15, giusto, il nome è questo, di Noctua. Un vero bisonte gigante che ho anche nel mio vecchio PC che servirà a raffreddare il tutto. Perché non ho scelto il liquido? Beh, ve ne parlerò ovviamente in quel video. Lascio un po' di suspense. Mettiamolo qui da parte. Passiamo quindi a un altro pacchetto, un'altra cosa da aprire, perché ci piace aprire i pacchi. Dove ho lasciato il taglierino? Eccolo qui. Sto andando veloce perché c'è tanta roba, quindi conviene velocizzarsi. Non voglio far diventare i video troppo troppo lunghi. Allora, questo è aperto. Adesso va aperto anche di qui, dov'è che non si è ancora aperto. Oh, eccolo qua. Dovremmo avercela fatta. Vediamo di non far troppo rumore e di non picchiare col microfono. Carta. Ok, qui c'è una cosa molto interessante. Allora, facciamo così, vediamo se riesco a liberare un attimo lo spazio e vado a pescare direttamente. Prima cosa, delle RAM. Questi sono due banchi di RAM da 8 giga l'uno, se non ricordo male, da 3200 MHz di G-Skill. Sono famosissime, praticamente le conosce chiunque, e andranno anche queste in questa build qui. Andiamo avanti, andiamo a pescare, vediamo cosa c'è qui. Questa non me la ricordavo, perché in realtà questa è una tastiera che avevo già recensito tempo fa. Però adesso che mi viene in mente, effettivamente l'azienda che mi aveva mandato questa tastiera già a suo tempo mi aveva detto che mi avrebbe mandato una versione aggiornata che dovrebbe essere in teoria migliore di quella precedente. Fatemi soltanto vedere com'è. A me sembra esattamente identica, però magari hanno cambiato l'hardware interno. Ve la faccio vedere a brevissimo. Guardatela. È una bellissima tastiera meccanica super compatta, non troppo slim, in realtà le meccaniche classiche. Se non ricordo male, queste sono delle meccaniche nere, tra le altre cose. È molto curiosa perché ha tutti i tasti che servono, ovviamente nel layout americano, ed è estremamente piccola, quindi va bene anche per chi ama le cose un po' minimaliste. E ovviamente vi lascio il suo link come link a tutti questi prodotti qui sotto in descrizione, così vi potete informare un po' meglio. Direi che la proverò, vediamo se. Più che altro ho da qualche parte la vecchia tastiera, così da poter fare anche una comparazione, perché se no, insomma, sarei molto in difficoltà, perché nella prima versione non ho trovato grossi difetti, anzi mi sono trovato molto bene, quindi non vedo che cosa possano aver migliorato. Beh, insomma, quando ci sono migliorie sicuramente è sempre un bene. Direi di chiudere questa cosa e
e passare ancora all'ultimo prodotto presente dentro questa scatola, che, se non ricordo male, perché è la penultima cosa disponibile per questa build, ed è una scheda grafica. Guardate qui cos'è. Una Quadro, nello specifico la P4000. Non è la migliore di questa serie, però è decisamente molto molto potente. Assolutamente perfetta per l'editing video con Premiere ad esempio, o comunque con After Effects, perché quei software gestiscono tutti i CUDA a disposizione di questa scheda. E questa è una grandissima cosa. Costa comunque non poco, parliamo di circa 800 euro solo per questa scheda qui. La sorella maggiore, la P5000, arriva a costare anche 1800 euro. Sono schede professionali molto diverse da quelle che siete abituati a vedere, con tante caratteristiche in più e soprattutto 16 giga di RAM. Però non pensate quindi che possano girare esattamente come le schede pensate per il gioco, sono un po' diverse, ma ve ne parlerò sicuramente appena possibile. Lasciamola qui davanti, questo cartone possiamo buttarlo e passiamo a questo, direi. Allora, vediamo un po' che cosa è rimasto qui dentro. Qui TNT ha scritto a penna TNT. Molto bene. Allora, andiamo ad aprire, vediamo che cosa c'è qui dentro. Allora, so più o meno cosa dovrebbe esserci, cioè sia in questa scatola che in questa, non so, come vi ho detto prima, in che ordine, perché comunque arrivano dallo stesso store e quindi non lo so cosa sta succedendo qui. Ok. Allora, questa invece è un'altra build. All'inizio del video vi ho parlato proprio del fatto che avevo in mente ben due build da presentarvi. Perché questa seconda build? Perché in tantissimi mi avete chiesto di creare una configurazione con questo bel giocattolino qui, ovvero la GTX 1660 Ti, in questo caso la versione Ventus XS di MSI, che arriva già overclockata, come vedete, OC Edition, e quindi ci sarà ben poco overclock possibile da fare e sarà già abbastanza potente. E questa scatola ha già subito parecchi danni, quindi spero che funzioni tutto correttamente. La metto qui da parte e andiamo avanti. Anzi, forse facciamo come prima. Sposto questo cartone che pesa un sacco qui in alto e vado a pescare così alla cieca. Ok. Questo invece è un alimentatore ed è un alimentatore molto tamarro, infatti è il Thermaltake Smart RGB da 600 watt. Questo è sicuramente curioso e si presta bene per alcuni case, e però non vi svelo il case che ho utilizzato per questa configurazione. Comunque è un buon alimentatore, soprattutto molto molto silenzioso, al di là dell'RGB che, vabbè, lascia il tempo che trova, sono gusti personali, però tutta questa build, come vi ho detto, è pensata con AMD ed MSI, quindi la sfida è stata proprio quella di creare un computer intorno ai 1000 euro con alcuni prodotti delle due aziende. Mi hanno lanciato questa sfida e io l'ho colta al volo. Cosa ho preso poi? Fatemi vedere. Ah, ok, vabbè, questo è famosissimo, in realtà l'ho acquistato per non utilizzare semplicemente il dissipatore stock, poi vedrete quale processore ho deciso di utilizzare. Sicuramente non è uno dei più performanti al mondo, su questo possiamo dircelo assolutamente, però fa il suo lavoro, soprattutto per processori che poi non andiamo ad overclockare, quindi non andiamo a spingere troppo e quindi possiamo tenere a bada abbastanza le temperature. Fa il suo lavoro. Compatibile ovviamente sia Intel che Ryzen, senza alcun problema, quindi AMD. Ah, qua non ci arrivo. Ah, a proposito di Ryzen, la scelta è ricaduta proprio sul Ryzen 5 2600. Infatti, come vi ho detto, non andremo a fare overclock perché questo processore non permette l'overclock e di conseguenza non ci serve neanche esagerare. Già la ventola di base col suo dissipatore fa veramente un ottimo lavoro. L'ho installato anche su un computer molto compatto, Mini TX, e le temperature sono rimaste più che costanti e perfette, quindi non mi preoccupa la cosa e non mi preoccupa utilizzare un dissipatore economico che nulla ha a che fare ovviamente con questo bestione di Noctua. Andiamo avanti per vedere l'ultima parte che ho qui dentro, ed è ovviamente la scheda madre. Il rumore che si è appena sentito mi ha spaventato un attimino, ma penso semplicemente siano le viti o comunque l'IO Shield per poterla collegare al case, ed è la B450M, famosissima, l'avete vista anche in un'altra configurazione che vi ho portato tempo fa e vi lascio il link qui nelle info qualora non l'aveste visto. Anche per questa build mancano alcune cosine, infatti manca RAM, mancano hard disk, c'è ancora qualcosa, ma arriveranno tutti a breve e poi potremo fare la build e potrò presentarvela. Ok, manca l'ultimo pacco, quindi io direi, visto che è abbastanza grande, di aprirlo direttamente da qui senza muoverlo più di tanto. Vediamo se riesco a farlo senza grossi problemi e senza tagliarmi, perché questa è una cosa importantissima. Ci sono andato anche abbastanza vicino e vediamo un po' cosa abbiamo qua. Devo girare anche da questa parte, sennò non si riesce ad aprire. E voilà. Ok, possiamo lasciare qui e aprire il tutto.
Ecco, questo è un fantastico pacco regalato letteralmente da MSI. Infatti sono tutti prodotti MSI, l'ho visto subito perché il marchio è bello evidente, ok? Questo è molto chiaro perché mancava qualcosa alla build principale, ovvero il processore, ragazzi. E non mi aspettavo sarei riuscito ad avere questo packaging. Di solito arriva quello classico nel pacchetto rettangolare. Invece, guardate qui, che spettacolo. Voilà. I9... 9900K. Fa paura a maneggiarlo così, vero? Però dai, tutto sommato penso che sia abbastanza protetto. Top di gamma per quanto riguarda Intel e vi spiegherò comunque nel video dedicato perché ho scelto questo e non ho scelto ad esempio un Threadripper oppure una serie X Intel. È stata una scelta molto pensata e soprattutto anche legata poi al budget disponibile. Non sempre abbiamo a disposizione chissà quante migliaia di euro. Bene, questo lo posso mettere tranquillamente qui e dovremmo stare tranquilli e vi faccio vedere invece cos'è arrivato da MSI. Allora vediamo cosa riesco a pescare subito. Eccolo qui. Allora, questo è un headset DS502 Gaming Headset. Non le ho mai provate, quindi sono curioso di provarle. L'estetica mi sembra abbastanza simile ad altre cuffie che ho visto sul mercato, però vabbè, diamogli giusto un occhio, così per curiosità. Packaging molto molto lineare, molto semplice. Non sto lì neanche a tirarle fuori. Beh, sembrano anche abbastanza comode. Vedremo poi se il microfono sarà decente. MSI, mi raccomando, almeno tu, pensa a fare dei microfoni sensati, perché purtroppo gli headset spesso e volentieri hanno dei microfoni terribili. Ma la gente ama giocare online e parlare con gli amici, quindi serve un microfono decente. Pensateci. Ad ogni modo, le proverò e vi farò sapere come sempre. Ok, adesso vediamo cosa ho qui. Una tastiera, cavolo, questa pesa anche tanto, quindi tastiera meccanica direi visto il peso. Sì, con Cherry MX Red, quindi andiamo su meccaniche di marca, conoscete tutti Cherry MX. La tastiera si chiama Vigor GK60, anche questa non l'ho proprio mai provata e vorrei capire perché pesa così tanto, è veramente pesantissima. Raramente ho trovato tastiere così pesanti e con un packaging così rigido. Ah, ce l'ho fatta. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora. Beh, sembra carina. Guardate i tasti WASD come sono colorati in maniera diversa. Tutto sommato non mi dispiace, forse sono un po' lisci, però vedremo sicuramente in gioco. Meccaniche red, si sente. Molto leggero il suono, non dà assolutamente fastidio. Direi che il piano di base è completamente in metallo, ha anche delle plastiche, soprattutto sotto, ma sembra assolutamente una buona tastiera. Sono molto curioso di provarla. Magari l'attacco subito, così stasera faccio una partitina ad Apex e vediamo un po' come me la cavo. Me la metto quindi qui di lato e la lascio fuori proprio per poterla testare subito e immediatamente. Anzi, credo ci sia addirittura anche un mouse in questa scatola. Adesso andiamo a vederlo perché sono curioso. I prodotti MSI dal punto di vista degli accessori non li ho mai provati, quindi sono curiosissimo. Eccolo qui, ancora bello impacchettato. Andiamo ad aprirlo. Allora, questo si chiama GM50 Gaming Mouse, ovviamente. Vedo già dei bei LED che non guastano mai, con la possibilità di gestirli con Mystic Light, e questa è un'ottima cosa per chi ha il mondo e l'ecosistema MSI, quindi... Andiamo a aprire il sigillo che c'è qui e vediamo un attimo com'è questo mouse. Il mio problema è che di solito i mouse sono sempre un po' piccolini per le mie mani. Io ho una mano veramente grande, quindi potrebbe essere un problema. Vediamo se questo invece può sopperire al problema. Beh, è una taglia media, diciamo, come dimensione. Rotellina abbastanza morbida. I click sembrano ottimi. I laterali non mi fanno impazzire per ora, poi vedremo un po' come saranno in gioco. Ottimo invece sembra il grip laterale. Vediamo se riesco a tirar fuori tutto dalla scatola, così da poter giusto provare al volo. Ok. Beh, comunque in mano tutto sommato ha una buona sensibilità. Adesso bisogna vedere poi coi DPI e quant'altro. Anzi, fatemi vedere quanti DPI. Fino a 7200 DPI con la possibilità di 5 preset, quindi potete switchare da un preset all'altro. Normalmente io gioco intorno ai 600 DPI e poi vado a migliorare la sensibilità nel gioco, quindi per me va già più che bene così. Direi che metto da parte anche questo e lo provo insieme alla tastiera stasera, così ho sicuramente da darvi qualche feedback in più quando sarà il caso. Non so se manca ancora qualcosa, in teoria sì, fatemi vedere. Sì, l'ultima cosa di questo unboxing, mi stavo divertendo, mi dispiace un po' che siamo arrivati all'ultimo prodotto.
ed è un mousepad, direi, da gioco, ovviamente tutto da gioco, poi se parliamo di MSI è inevitabile, si chiama Agility GD70, sembra anche bello, bello grosso. Vediamo un attimo quanto è grosso, andiamo ad aprire anche qui i sigilli e vediamo un po' questo tappetino. Ah, che fastidio! Scusate, stavo dicendo questo tappetone che puzza più o meno di morto, riesce a dare il meglio di sé o no? Beh, cavolo, è grosso. È veramente gigante. Guardate che roba, col logo MSI, bello. Devo dire che mi piace veramente tanto. Poi sapete quanto io ami questo brand, quindi lo metto subito sotto la mia tastiera. Stasera sarò full MSI, lato accessori. Cuffie, mouse, tastiera, tappetino per il mouse. Tappetone per il mouse. Insomma, vediamo se riesco a migliorare. Se dovessi riuscire, complimenti MSI, ma non credo perché tanto sono scarso lo stesso. Bene ragazzi, questo unboxing è finito. Stavo facendo anche cadere il tavolo e tutto il resto che c'era sopra. Però devo dire che mi sono divertito. Ogni tanto fare questi unboxing è anche piacevole per me. Spero che sia piaciuto anche a voi. E se sì, lasciatemi un commento qui sotto. Vi ricordo che trovate comunque il link a tutti questi prodotti qui sotto in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!